Oggi per me inizia il Natale, un Natale all'insegna dei grandi valori umani, all'insegna della solidarietà, e devo dire grazie. Di solito sono una persona abbastanza esigente e chiedo a tutte le attività commerciali mazzaresi di cercare di collaborare nell'interesse di migliorare questa città e nell'interesse di regalare dei sorrisi a chi di solito è meno fortunato. Invece oggi, proprio qui a Boccone del Povero, siamo riusciti, grazie a tante attività commerciali mazzarese, a regalare dei sorrisi a questi bambini che sono gli attori principali di questa giornata. Abbiamo riunito diverse associazioni della città, senza guardare colore politico, li abbiamo invitati tutti, tutto il mondo del volontariato, la Casa del Fanciullo, la ULDM, Abilmente Uniti, l'Orchidea e chi più ne ha più ne metta. Questo perché significa che noi lavoriamo nell'ottica dell'inclusione. Un Natale per tutti. Io devo ringraziare Francesco Giagonia della Cone di Giagonia, che oggi ha donato, diciamo, tutto il pranzo e non solo, ha donato tanti giocattoli insieme a tante altre attività mazzarese, a tanti privati mazzaresi. Questa è la Mazzara che mi piace, questa è la Mazzara che voglio, la Mazzara della collaborazione e della solidarietà. Natale è un Natale gioioso, un Natale bello, questo è il vero Natale, cioè stare in mezzo alla gente, aiutare il prossimo, e io sono fiero e orgoglioso di averlo fatto insieme alla Associazione Abilmente Uniti, ma insieme ai tanti volontariati che hanno collaborato, con l'obiettivo sicuramente di regalare dei grandi sorrisi e gioie. Noi viviamo in mezzo alla gente, fra la gente, abbiamo i quartieri di Mazzara 2, abbiamo anche i quartieri di Via Potenza presenti, non abbiamo trascurato nessuno, e a chi non c'è stato, tranquilli, saremo anche giorni 22 a Borgata Costiera con gli amici di Babbo Natale, a cui ringrazio proprio oggi che hanno accettato questo invito. Stiamo donando anche dei panettoni, dei piccoli panettoni, grazie alla mister Pulito di Vito Buonanno, che sinceramente parlando ogni anno è sempre sensibile a queste tematiche. Di solito c'è gente che comunque si impegna a pensare qualche tipo di regalo comprare, invece qui c'è gente che veramente si è dimostrata con il cuore perché ha pensato per gli altri, e questa è la Mazzara che mi piace. Una buona giornata, ma naturalmente un buon Natale a tutti, grandi e piccini, perché questo è Natale per tutti. L'amministrazione Cristaldi è sempre sensibile, sempre per il sociale, e quest'anno è il secondo anno di regalare questo pranzo speciale a tutti i bambini, a delle persone che sono, diciamo, meno fortunati. E infatti volevo proprio ringraziare il supermercato Giaconia che ha reso possibile di fare questa bellissima giornata, proprio dedicarla a tutti i bambini e soprattutto a rendere il Natale ancora più speciale, ed è proprio questo il messaggio di oggi: un Natale sereno, ma un Natale fatta proprio all'insegna della solidarietà e dell'amore. Ecco un'atmosfera particolarmente gioiosa, quella che di solito precede la festività del Natale. Ecco, però la cosa bella di questa manifestazione organizzata qui e al Boccone del Povero, che coinvolge i bambini di Mazzara 2, l'associazione di i disabili come Abilmente Uniti, Unitalsi, tante altre associazioni, l'Orchidea, che si interessano e che si occupano di persone che hanno dei problemi. Ecco, questa manifestazione è particolarmente bella perché spesso a Natale ci si preoccupa tanto delle feste, della coreografia, ma qui noi abbiamo, possiamo dire, il festeggiato, perché Gesù che viene a nascere sulla nostra terra, noi lo dobbiamo vedere incarnato nel volto di queste persone, e questa iniziativa mi pare particolarmente bella proprio perché coinvolge in maniera concreta il vero significato, perché manifesta in maniera concreta il vero significato del Natale. Oggi siamo qui a Mazzara al Boccone del Povero. L'associazione Sapori e Saperi di Santa Ninfa ha accettato l'invito di Francesco Foggia per preparare questo pranzo per i bambini che abitano in questo luogo, e siamo molto contenti di aver accettato, e il nostro Nino Chef vi dirà cosa ha preparato per loro. Sì, mi presento, mi chiamo Sebastiano Leo, stiamo preparando oggi un'antipasta all'italiana, poi delle spaccatelle con il ragù che abbiamo preparato proprio qua adesso, e poi ci sarà della cotoletta panata con contorno di patate e della salsiccia, i dolci che poi sono stati qua donati dalle varie pasticcerie che si trovano qua a Mazzara del Vallo. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi al Boccone del Povero a festeggiare la festa di Natale, una delle nostre tante iniziative che faremo in questi giorni. La giornata si svolgerà
prima con il pranzo con i bambini delle varie associazioni e nel pomeriggio ci sarà la vera e propria festa natalizia, dove già abbiamo preparato tutti i regali da donare ai bambini, grazie alle varie sponsor che ci hanno donato dei doni. Nel pomeriggio verranno l'associazione del Babbo Natale che le distribuiranno ai bambini presenti. Auguro a tutti voi buon Natale, perché con la gioia che stare insieme con i bambini, sia handicappati, sia disabili, sia quelli che di gioia, perché con nasce Cristo. Bell'albero di Natale, belli sono i presepi, tutto bello, ma invece dobbiamo preparare il posto a Cristo, perché il suo compleanno nato. E auguro a tutti voi che questa giornata con i bimbi porta veramente gioia nelle nostre famiglie. Ringrazio soprattutto a Ciccio Foggia per l'impegno e tutti gli amministratori che veramente cercano di fare il bene, mai male, e auguro che quel Gesù che nasce nei cuori spinge di fare di più, tante belle cose. Sono la coordinatrice della comunità Orchidea, ringrazio il Boccone del Povero che ci ha dato l'opportunità di condividere con altre associazioni del territorio una giornata interessante come questa, dove tutti siamo insieme per augurarci un felice Natale nell'ottica dell'inclusione e della condivisione dei momenti più significativi dell'anno. Siamo contenti di condividere tutti questo momento. Buone feste a tutti. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Fortune seems